molto onorato di essere stato invitato al Quant a esporre un tema interessante. Nonostante il titolo della presentazione, non vi parlerò né di Dante Alighieri né tantomeno di astrologia, anche se ad onestà del vero il fatto che io sia un economista e quindi sia chiamato a fare delle previsioni su variabili molto effimere, molto incerte come le variabili economiche, le variabili del mercato, rimette in gioco pesantemente astrologi, maghi, indovini e altri truffatori. La verità è che oggi vi parlerò di R con star, e cioè il tasso di equilibrio in un'economia. Voce? Ok. Il tasso di equilibrio in un'economia. Non perché sia un tema che ho inventato io, perché sia un tema che penso sia interessante, ma perché le banche centrali stesse al momento stanno ragionando su questa tematica. Che cos'è questo R con la stellina? Non è null'altro che un tasso naturale. È un modo per decidere, per dare un'informazione al banchiere centrale, effettivamente se il tasso di interesse che lui, lei ha applicato all'economia è appropriato o no. Molto semplice. Per farvi un esempio, i tassi di interesse al 5,5 sono alti o bassi? Beh, Tentori 1,95 m è alto. Se lo mettete vicino a un giocatore di basket dell'NBA è basso. Quindi qual è il benchmark per un banchiere centrale? Il benchmark non è null'altro che questo concetto. Non è nulla di nuovo, peraltro. Nel XIX secolo Knut Wicksell, economista svedese, inventò questa definizione e aprì le porte alla teoria della politica monetaria. Tema poi ripreso ultimamente anche da John Williams, presidente della Federal Reserve di New York, quindi secondo me la persona dopo Jay Powell più indicata a parlare di mercati statunitensi. E quindi definiamolo questo R con stellina, che cos'è? È il tasso di interesse che una volta raggiunto dalla banca centrale fa sì che l'economia non si espanda, non acceleri e ne si restringa, dove i risparmi si incontrano con i piani di investimento dell'azienda. A quel tasso di interesse, dove l'inflazione non accelera, è costante al 2%, se volete, 3%, il target che voi definite. Quindi è importante tentare di capire questo tasso di interesse dove si posizioni, a che livelli possa stare. Semplicemente perché se io ho i tassi al 5,5% e questo tasso neutrale è al 2%, ovviamente la mia politica monetaria è restrittiva. È chiaro, no? Questo lo capiamo tutti. Se questo tasso neutrale dovesse invece essere al 5%, la politica monetaria sarebbe più o meno neutrale, con delle ripercussioni importanti su quello che sono le variabili fondamentali come disoccupazione, crescita e inflazione in futuro. E quindi se noi prendiamo la famosa formula di Taylor, anche questo è un concetto che ormai si legge sul Financial Times, quindi non ci deve spaventare, semplicemente il tasso di politica monetaria di una banca centrale è una funzione di questo tasso naturale più la deviazione dell'inflazione dal target e la deviazione della crescita dal target di crescita. Molto semplice. Se questo tasso, quindi, di politica monetaria, questo tasso naturale dovesse essere più alto, allora io, banchiere centrale, avrei un incentivo ad alzare i miei tassi di interesse, che decido io in un'economia, a livelli più alti. Molto semplice. Non è neanche matematica, è semplicemente una descrizione con un altro linguaggio. La matematica in questo caso è un linguaggio. Dove sta questo tasso naturale? Noi non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Se voi chiedete a un banchiere centrale, dimmi dov'è il tasso naturale della tua economia, il tasso neutrale, lui e lei risponderanno, non lo so. Lo saprò ex post, una volta che avrò visto qual è la reazione dell'economia in termini di inflazione, di crescita, di disoccupazione, alle scelte che io faccio sui tassi di politica monetaria. Esistono delle stime, delle procedure statistiche pubblicate dalla Federal Reserve, dalla BCE, da tutte le banche centrali, che però, come vedete, sono uno, estremamente volatili, si muovono bene o male come tassi di interesse normali. Hanno dei regimi, un regime alto prima della crisi del 2008, un regime più basso durante il periodo di quantitative easing, la cosiddetta secular stagnation, no? L'avete sentito, Larry Summers che aveva portato questo tema attraverso i media. Ultimamente
si pensa che questo tasso neutrale sia salito. E allora qui si apre l'annosa discussione. Uno, di quanto è salito? Semplicemente perché potrebbe essere che la politica monetaria della Federal Reserve, della Banca Centrale Europea, non siano così restrittive come noi pensiamo, come loro pensano. Anche perché se ci pensate, sono passati 24 mesi dal primo rialzo dei tassi di questo ciclo della Federal Reserve, marzo 2022. L'economia a marzo 2022 cresceva meno 2%, economia americana. Hanno finito nel 2023 di alzare i tassi con l'economia che cresceva al 5%. Hai alzato i tassi di interesse di 525 basis point in 18 mesi, l'economia è passata da crescere meno 2 a crescere più 5. Non mi sembra una stretta monetaria. I mercati sono ai massimi, non mi sembra una stretta di politica monetaria. Io stesso avrei detto, avendo avuto l'informazione, no, in anticipo, guarda che alzeranno i tassi di 525 bips in 18 mesi, avrei detto, beh, magari i mercati in qualche modo ne risentiranno. L'equity è ai massimi. E allora forse l'indicazione qua comincia a essere quella di una politica monetaria che per diverse ragioni potrebbe non trasmettere esattamente quello che vuole trasmettere ai mercati. E l'altro tema è sicuramente, ma che cos'è che influenza questo tasso neutrale, questo tasso di politica monetaria neutrale? Perché sicuramente si muove in funzione di qualcosa. Noi vediamo come si è mosso, per esempio, negli anni 90. Questo è un esperimento che possiamo fare. Negli anni 90 cosa è successo? Beh, intanto sappiamo che nel 95 internet diventa di pubblico dominio. Allora notiamo come dopo la crisi del 90-91 che afflisse le banche regionali americane, la savings and loan crisis, no, fallimenti del sistema bancario americano, tutto un tratto questo tasso di politica monetaria neutrale comincia a salire, così come sale anche la crescita potenziale dell'economia, la crescita a regime, le due cose vanno necessariamente insieme. Potrebbe essere che la rivoluzione tecnologica di internet abbia portato effettivamente un cosiddetto shock di produttività. Cioè, io oggi in un'ora svolgo un lavoro, domani nella stessa ora svolgo 1.1 lavori. Sono più produttivo nello stesso periodo di tempo. Perché? Perché c'è internet. Che cos'è stata l'ultima grande rivoluzione? Beh, si parla tanto di intelligenza artificiale. Potrebbe essere che l'intelligenza artificiale abbia lo stesso effetto di aumento della produttività del lavoro come anche in passato altre rivoluzioni. Questo potrebbe essere, e quindi potrebbe essere che l'economia possa crescere più velocemente e quindi possa tollerare tassi di interesse più alti. Ma non è stato solo questo, ci furono riforme del mercato del lavoro, riforme anche importanti, no? Una sintesi delle politiche sociali austriache con le politiche di mercato dell'amministrazione Reagan e Thatcher. L'amministrazione Clinton in effetti portò un periodo di insperato benessere, no, agli Stati Uniti. Ci fu sicuramente un calo del prezzo delle materie prime dopo la crisi del Golfo degli anni 90, ci fu sicuramente anche l'apertura degli scambi con il NAFTA, il North American Free Trade Agreement. Tutto un tratto Stati Uniti e Canada si trovarono a commerciare a costi ridotti con il Sud America. Ci furono i millennials che spesero una parte di quei risparmi accumulati dai loro genitori durante gli anni 80 di alta inflazione e soprattutto durante la crisi delle banche. Quindi furono tante le concause che portarono a questo aumento di produttività, a questo aumento di crescita potenziale e quindi a questo tasso di interesse che poteva stare più alto. Oggi siamo di fronte a una situazione molto simile. Abbiamo parlato dello shock di produttività, dell'intelligenza artificiale, ma investimenti molto molto ingenti sono stati fatti un po' in tutti i rami della tecnologia, basti pensare anche alla biotecnologia, no? Grazie, per causa dell'epidemia da Covid c'è stato un balzo avanti della conoscenza in termini di farmaceutica, biotecnologie, tecnologie avanzate. Usciamo da un periodo di tassi di interesse che erano molto bassi per un periodo di tempo molto lungo, come mai nella storia. E quindi è possibile che questo abbia un po' dopato le economie. E adesso quello che vediamo, questo balzo in avanti, questa accelerazione, questa persistenza degli Stati Uniti, potrebbe essere un risultato di questo. Questa
resistenza dei mercati potrebbe essere un risultato del doping che noi abbiamo applicato all'economia con il quantitative easing. Sicuramente c'è da pensare anche alla politica fiscale, lo diceva il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ancora al tempo del board della BCE. È inutile che noi alziamo i tassi di interesse come banca centrale tentando di ridurre l'inflazione, tentando di estrarre liquidità dai conti correnti delle persone, delle famiglie, se poi dall'altro lato arriva il Ministero delle Finanze con ristori, aiuti, bonus, super bonus e rimette in circolo questa liquidità, no? Quindi la cooperazione tra politica monetaria e politica fiscale potrebbe annacquare un po' lo sforzo delle banche centrali, no? Io ho alzato i tassi di interesse, però in effetti lo sforzo è stato un po' negato da questa politica fiscale. Vi do giusto un numero: se noi guardassimo alla storia politica degli Stati Uniti, il presidente che fece il deficit più grande accumulato fu Franklin Delano Roosevelt, che ebbe la sfiga, scusate il francesismo, di essere presidente nel post 2029, ma anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi è innegabile che sia quello che abbia utilizzato la leva fiscale più di tutti gli altri. Se noi lo leviamo dalla storia politica americana, i due presidenti che hanno speso di più in termini di finanze pubbliche sono Donald Trump e Joe Biden. E quindi è possibile che anche qui, da un lato, la Banca Centrale Americana si stia sforzando per rallentare l'inflazione, per portarla a un target, senza anche generare una recessione. Poi su questo la storia deciderà se hanno avuto successo o no. Però dall'altro lato la politica fiscale innegabilmente annacqua un po' questo sforzo e quindi potrebbe essere che questo contribuisca a questo aumento, questa percezione di una politica monetaria un po' sfasata. E poi ci sono le condizioni finanziarie. Andrea Cabrini giustamente menzionava prima, condizioni finanziarie sono molto importanti perché sono il canale di trasmissione primario di una banca centrale moderna. Io oggi decido il mio tasso di interesse di riferimento, aspetto che i mercati facciano il loro lavoro, che lo trasmettano attraverso i tassi di interesse a lunga scadenza, attraverso le valutazioni del mercato azionario, attraverso la provvigione di liquidità da parte del sistema bancario e anche attraverso il pricing del rischio di credito con prodotti come gli spread. Quindi se noi guardassimo questa ultima metrica vedremmo che la Banca Centrale Americana è come se avesse già tagliato questi tassi di interesse perché i mercati sono ai massimi, perché gli spread di credito sono ai minimi, perché c'è ampia liquidità, perché c'è un sentiment generalmente positivo su questi mercati. Allora, questi potrebbero essere in effetti i fattori che contribuiscono almeno in parte a farci percepire un tasso di interesse neutrale che potrebbe essere più alto rispetto a quello che forse pensavamo anche solamente all'inizio del ciclo di rialzo dei tassi di interesse. Se così fosse, allora noi oggi staremo di fronte a uno scenario che potrebbe essere molto molto diverso di quello da quello che generalmente si discute, no? Allora Banca Centrale taglierà i tassi, si porterà la politica monetaria a un livello più o meno neutrale e poi l'economia ripartirà. Potrebbe essere che lo scenario implicato da questa dinamica di R stellina, no, da questa astrologia finanziaria, implichi invece una banca centrale che deve rimanere con la sua politica monetaria a questi livelli per un periodo di tempo molto più lungo. Potrebbe anche voler dire che la banca centrale debba alzarli questi tassi di interesse perché non basta lo sforzo di politica monetaria. Potrebbe voler dire che, avendo la banca centrale sbagliato la calibrazione della politica monetaria rispetto a un benchmark, noi fra 12 mesi, 18 mesi ci accorgiamo di avere più inflazione di quella che invece speravamo di avere, e che quindi, così come un esempio classico, alla fine degli anni 60 la Fed fece lo stesso errore. La Fed pensava di avere una politica monetaria accettabilmente restrittiva, invece era una politica espansionistica ex post. E quindi da lì cosa successe? Primo picco di inflazione, non dovuto alle materie prime, semplicemente un errore di politica monetaria, una comprensione fallace dovuta a errori di modellistica, una compressione sbagliata di quello che è appropriato. E quindi se così fosse, noi fra 12 mesi potremmo avere più inflazione, più crescita. Potrebbe essere che noi
apriamo, siamo all'alba di un periodo dove l'inflazione non è 2, ma 2,5, 3, dove la crescita non è potenziale a 2, ma è potenziale a 2,5, a 3, e dove quindi i tassi di interesse non sono destinati a scendere come sta prezzando il mercato oggi, quello che vedete sono i forward per i prossimi 5 anni, nulla di nuovo, lo dicono un po' tutti gli analisti, vedrai che la Banca Centrale taglierà i tassi, dopodiché si fermerà e pian piano la crescita ripartirà, eccetera, eccetera. È la storia che stanno dicendo i mercati. Potrebbe non essere effettivamente questa storia. Quindi il punto qui non era quello di fare delle previsioni, il punto è quello di tentare di capire se questo scenario potrebbe essere lo scenario intanto plausibile, due, probabile, per un futuro non troppo distante, perché questo avrebbe delle importanti implicazioni sul modo in cui un gestore gestisce il rischio. Capite bene che se si passasse da 150 basis point di tagli prezzati a dicembre a 80 basis point di tagli prezzati adesso, questo ha una certa tipologia, un certo impatto sui mercati. Se invece si passasse da 80 basis point di tagli a zero tagli o addirittura un rialzo dei tassi, questo avrebbe proprio uno stravolgimento del modo di pensare dei mercati. Da qui il tema, il titolo del mio intervento, finalmente riusciamo a vedere le stelle, volevo semplicemente dire, dopo tanti anni in cui questo R con star era zero e quindi il rendimento atteso degli investimenti sul fixed income in particolare era molto basso, finalmente riusciamo a vedere un tasso di interesse interessante, alto, che potrebbe rimanere alto per un periodo di tempo molto lungo e quindi cambiare radicalmente il modo in cui noi ci attendiamo al rendimento dei nostri investimenti. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Grazie davvero Alessandro. Beh, abbiamo aperto questa mattinata, mettiamoci al centro qualche istante perché sono arrivate anche alcune loro domande. Alessandro, abbiamo aperto parlando di narrative. Questa narrativa che tu ci hai introdotto e lo hai anticipato, beh, sovverte anche quello che i mercati si attendono, i mercati che ascoltano quello che dicono le banche centrali. E allora voglio farvi sentire 20 secondi di quello che ha detto Jay Powell, il capo della Federal Reserve, ieri, e che sui mercati ha avuto una lettura che va proprio in quella direzione. Sentiamo questo estratto anche dalla nostra cronaca. I think we're in the right place, which is we're waiting to see, we're waiting to become more confident that inflation is moving sustainably at 2%. When we do get that confidence, and we're not far from it, it'll be appropriate to begin to dial back the level of restriction so that we don't, you know, drive the economy into recession rather than normalizing policy as the economy gets back to normal. Yeah. We are not far from it, dice Jay Powell, cioè non siamo lontani dal momento in cui potremo tagliare i tassi. Significa che si stanno avvicinando al prossimo errore, quindi, dal tuo punto di vista? I banchieri centrali sono dipendenti dai dati, lui non ci sta dicendo null'altro che questo. Arriverà il momento, potrebbe arrivare, però potrebbe anche non arrivare. Se i dati, oggi ci sarà il famoso report sul mercato del lavoro alle 2:30, se dovessimo vedere di nuovo forte occupazione, nuove assunzioni, un'economia che non rallenta, sarebbe difficile per la Fed tagliare i tassi. E la BCE, anche la BCE fa una sua riflessione, l'ha fatta ieri, sentiamo Christine Lagarde, un altro frammento della nostra cronaca. Inflation. First of all, I would observe that we are on this disinflationary process and we are making progress. You know, we came from 2.9% in December, 2.8% in January, 2.6% in February. So there is a definite decline which is underway and we are making good progress towards our inflation target. And we are more confident as a result. But we are not sufficiently confident, and we clearly need more evidence, more data, and we know that this data will come in the next few months. We will know a little more in April, but we will know a lot more in June. E insomma, anche nelle pieghe del linguaggio dei banchieri centrali il mercato ha interpretato molto chiaramente aprile, giugno, insomma sono in arrivo, secondo i mercati che hanno tradotto così, 4 tagli dei tassi nel corso di quest'anno, un punto percentuale pieno. Oggi il super falco Nagel, questa mattina in un webinar che abbiamo raccontato in diretta, ha detto, beh, entro l'estate anche lui ha aperto a una prospettiva di taglio dei tassi. Il tutto gira intorno ai dati sui salari.
avremo la pubblicazione da parte di Eurostat dei dati salariali sul primo trimestre in Europa solamente a fine aprile. Da qui quello che ha detto Christine Lagarde, elegantissima peraltro come sempre. Quello nessuno discute, poi che le abbia prese giuste. Noi sapremo qualcosa ad aprile, ma molto più a giugno. Semplicemente perché a giugno avremo questi dati e quindi potremo decidere. Questo è quello che ha detto. Intanto la prima domanda che ho ricevuto a quel numero per te, Alessandro, riguarda il debito, perché sapete che ieri l'OCSE ha pubblicato questo rapporto sul debito pubblico a livello mondiale che ha sfondato i 100.000 miliardi con un incremento fortissimo in questi ultimi anni legato ovviamente al Covid, la media è dell'83% debito PIL, noi sapete che siamo sempre primi in questa classifica e la domanda di uno di loro è che impatto potrà avere questo anche sui mercati, sulle scelte di gestione di investimento guardando al futuro. Il campanello d'allarme è stato suonato anche prima da parte di alcuni studiosi, recentemente da parte di Janet Yellen, del Tesoro statunitense. Il problema è che quando uno Stato in un'economia, quindi il pubblico, diventa troppo grande, per definizione il privato diventa troppo piccolo. Ora, a meno che noi non siamo sicuri che lo Stato sia più efficiente, più produttivo del privato, tipicamente si ha un calo della produttività quando il debito pubblico aumenta troppo. Magari gli Stati Uniti, magari altri paesi sono più produttivi nel settore pubblico, questo al momento non possiamo dirlo, o saranno più produttivi in futuro. Se così non fosse, rischiamo di andare verso un'economia che ovviamente stenta in termini di crescita potenziale. Alessandro, c'è l'ultima domanda che ne riassume però diverse, perché è questa: in uno scenario di higher for longer, come si dice, cioè di tassi che tu hai detto, beh, questo 5% potrebbero anche restare più a lungo, qual è la migliore strategia di investimento dal vostro punto di vista? Tassi più alti vuol dire anche più volatilità, non dimentichiamo questo. La volatilità ultimamente è salita molto anche sul mercato obbligazionario. Mi sento di dire che a fronte di questa altissima volatilità, inusuale perché 10 anni di tassi zero ci avevano un po' abituato, no? a essere comfortable nella nostra comfort zone per quanto riguarda le obbligazioni, necessitano di scelte, le potete fare voi o le potete delegare a un gestore attivo. Allora, grazie ancora davvero, grazie Alessandro.